Grazie di essere qui, ringrazio l'onorevole sottosegretario che è venuto questa mattina a portare i suoi indirizzi di saluto anche a nome del ministro per i beni culturali, onorevole Dario Franceschini. Ringrazio tutti i partecipanti, signori e signore, che sono a questo momento per noi felice di questa iniziativa che è stata portata a termine entro i termini previsti. Entro i tempi previsti, con grandi ambizioni e uno spirito fortemente innovativo per quanto riguarda la conservazione, la diffusione e la comunicazione degli archivi. Io ne sono molto felice anche perché è stata un banco di prova importante per tutti noi. Abbiamo appreso a lavorare con insigni personalità del mondo dell'università e degli istituti di economia importanti, con imprenditori, tentando appunto di dare il nostro contributo per la ricostruzione e la conservazione di un pezzo della storia d'Italia di grande rilievo. La giornata è molto intensa, abbiamo deciso, dopo diverse riflessioni, di unire nello stesso giorno sia la presentazione dei vari progetti legati al progetto ASET, che voi sono diffusi quindi all'interno dell'archivio in diverse sale, la presentazione delle basi di dati, la presentazione dei filmati, i libri e così via, e nel pomeriggio dedicare la sezione alla presentazione di questi due importanti libri che fanno il punto sul dibattito riguardante l'intervento speciale della Cassa del Mezzogiorno e dell'Agensud e sui risultati ottenuti. Anche lo spirito con cui è nata questa iniziativa, finanziata con un PON della Comunità Europea attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico, anche diciamo, lo spirito è di particolare interesse, questa idea di dover fornire delle basi di sostegno, di riflessione per le decisioni politiche. Io credo che sia molto importante capire questo aspetto della storiografia, che è un aspetto insomma non soltanto di critica di lungo periodo, ma che può essere anche utilizzata nell'immediato per capire quali siano le scelte da compiere e quindi anche per compiendo le scelte migliori per avere una giusta economicità nella gestione della cosa pubblica e dell'intervento pubblico. Abbiamo invitato anche a questa manifestazione il senatore a vita, Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che molto cortesemente ci ha inviato un messaggio di cui adesso darò lettura. Gentile sovrintendente, ho ricevuto il suo cortese invito per il prossimo 17 marzo per partecipare al convegno conclusivo dei lavori di recupero, digitalizzazione, inventariazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico per il Mezzogiorno a Agensud. Non mi è purtroppo possibile essere presente alla vostra iniziativa. Colgo tuttavia l'occasione per inviarle i miei sinceri apprezzamenti per il vostro lavoro, che rappresenta un esempio di come la moderna scienza archivistica e le più avanzate tecnologie informatiche possono mettere a disposizione di studiosi, studenti e cittadini quella importante raccolta di documenti sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con i più cordiali saluti, Giorgio Napolitano. Quindi, ripeto, avrete tutti avuto, spero, il programma della giornata, ripeto però che potete trovare sia all'ingresso, appena si entra a sinistra dell'ingresso, i filmati che sono stati realizzati dalla Cassa del Mezzogiorno e altri filmati, quelli relativi anche alle interviste dei capi di gabinetto, nella saletta che sta qui poco prima dell'ingresso di questa sala di proiezione di conferenze, che riguardano invece dove si possono vedere e consultare le basi di dati da pochissimo tempo collaudate. Io voglio ringraziare tutti i moltissimi partecipanti a questo progetto che io in qualche modo ho ereditato al momento della mia
del mio incarico a sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato. E vorrei da parte vostra un'espressione di apprezzamento per il lavoro del responsabile unico del procedimento, la dottoressa Paola Puzzuoli, che è riuscita a coordinare tutte queste varie iniziative del progetto ASET e a portarli a termine, anche organizzando insieme alla dottoressa Annalisa Zanottini e a molti colleghi dell'Archivio Centrale dello Stato la giornata di oggi. Paola Puzzuoli è molto timida, però io vorrei che voi le faceste un applauso, perché tante volte lavoriamo in silenzio e invece la dottoressa quest'anno andrà in pensione o all'inizio dell'anno prossimo ed è riuscita con grande capacità, solerzia, intelligenza a portare a termine questo progetto. Quindi la...